Che cosa c'è di più radicato in Italia che non sia il vino? Il vino in effetti per gli italiani secondo noi rappresenta la vera tradizione. E allora nasce il progetto vino in Partesi Emilia Romagna. Gamma ampia di vini di qualità da tutte le regioni italiane. Non duplicare ciò che era in assortimento nella grande distribuzione, GDO. Solo esclusive. Costruire delle carte vino che rappresentassero tutte le regioni italiane, che si avvicinasse ai consumi dei giovani, ma soprattutto che lasciasse a noi l'onere del magazzino. In un momento di crisi si tende obbligatoriamente, il ristoratore tende a diminuire gli investimenti di cantina. Quello che vedo io di buono in una distribuzione tipo Partesi Emilia Romagna è proprio questo: consentire ai ristoratori di avere una vasta carta dei vini e non essere costretti a ridurla, perché ridurre la carta dei vini vuol anche ridurre la clientela. Non ho mai negato di aver preso, alla fine di aver condiviso con Partesi Emilia Romagna l'idea di un canale nord europeo. Quindi il fatto delle consegne minime, il fatto di poter essere più volte su un punto vendita, il fatto di avere una miriade di aziende, perché sono più facilmente gestibili sui minimi quantitativi su un punto vendita, mi piaceva particolarmente. Quindi è quello che ho perseguito, cioè il fatto che persone che alla fine sono formate per questo lavoro, persone che hanno un piede nel commerciale e un piede nel tecnico, che è fondamentale, cioè persone che sanno parlare di vino ma sanno anche venderlo. Partesi è un po' un modello che a me ricorda un pochino queste strutture distributive che troviamo in alcuni mercati, in molti mercati esteri, dove c'è una presenza di vini, diciamo, di tante regioni, tante zone differenti, diciamo una struttura di vendita composta da agenti che si sono specializzati man mano, anche provenienti da altri settori, ma che si sono specializzati proprio nel vino, sia culturalmente che professionalmente. Nel 1999 abbiamo iniziato questo percorso di crescita importante con Partesi Emilia Romagna per il vino, e a distanza di 12 anni posso affermare che il progetto nel complesso è un progetto assolutamente da promuovere, e mi ha sorpreso all'interno di questo progetto la capacità di innovarsi fondamentalmente, quindi di mettersi sempre in discussione e di distribuire con intelligenza il vino di qualità. Non era scontato, non era dato per certo. A distanza di 12 anni posso affermare che è un progetto che ha funzionato moltissimo. In quel mondo del vino ha un comparto produttivo molto frammentato. Questa è una risorsa perché permette una lettura molto puntuale, no, dei diversi terroir. Dall'altra parte si trascina un'inefficienza, diciamo, di tipo aziendale. Ecco, io credo che il modello di distribuzione, che è come il caso di Partesi, cioè il modello di chi diventa una piattaforma di servizi per chi fa il vino, sia una cosa molto importante, perché lascia soprattutto, e in questo c'è così un ciclo virtuoso, soprattutto ai più piccoli la possibilità di occuparsi solo della produzione del vino, solo di quello che è il lavoro del vignaiolo, diciamo, mentre il distributore si occupa di tutta la parte commerciale, lo fa con un'efficienza anche sulla logistica che i piccoli non potrebbero avere, e si crea un gioco dei ruoli che è molto interessante. In qualche modo mi sento anche attivamente partecipe di questo progetto,
Da cosa è nato? È nato da un'esigenza commerciale che io vedevo già in tempi molto diversi da questo, di fondamentale importanza, che era quella di avere un partner commerciale che fosse in grado di fare un servizio che i produttori tendevano a dare meno importanza a quello che era la vita di campagna, la vita di cantina, per concentrarsi nel commerciale. Io ho ragionato in maniera opposta, dicendo io devo essere un bravo produttore e avvalermi di un'azienda che abbia una struttura che faccia un lavoro commerciale d'eccellenza. È logico che se io scelgo un'azienda e mi serve un'azienda o un certo tipo di azienda, è perché prima di tutto, se l'ho contattata, è un'azienda che io apprezzo, quindi probabilmente il bicchiere è fondamentale. Detto questo, passiamo al rapporto umano. La stretta di mano fra gentiluomini conta ancora più di un contratto, per quanto mi riguarda. Una cosa fondamentale che rende ancora più stretto questo legame con i produttori è il fatto che bisogna essere assolutamente ambiziosi, mai fermarsi e soprattutto realisti, perché le promesse che vengono fatte a un produttore devono essere assolutamente rispettate. Consapevole di essere in buona compagnia, voglio dire, con altre aziende che sposano, sono molto vicine alla mia filosofia, al mio modo di interpretare il vino. Quello che ci accomuna è il fatto che tutti cerchiamo di offrire vini, definiamoli di territorio. Vini che quindi devono esprimere quelle che sono le caratteristiche, la specificità, la biodiversità. Quindi ti parlo non solo dei vitigni, ma anche di quelle che sono le caratteristiche di questi vitigni in questo contesto. Il comune denominatore delle cantine che appartengono alla selezione di Partesa Emilia Romagna per il vino, ma anche più in generale comunque, è quello di andare nei principali territori italiani a prendere il meglio che c'è in quella zona. Cantine che siano note, che lavorino molto bene e soprattutto direi cantine che i cui vini rispecchiano perfettamente il gusto di quel territorio, il gusto di quel vitigno. Vendere vino significa non solo vendere un prodotto, ma fare tutto il racconto dell'identità che sta dietro a quel prodotto, dei territori che stanno dietro a quel prodotto e anche della capacità di racconto di questo. In questa architettura qui la formazione è fondamentale, perché per me dà gli strumenti a chi va a proporre il vino di raccontare con la complessità giusta tutto questo mondo e di renderlo percepibile. Devi stabilire un contatto con chi ti compra il vino, e stabilire un contatto significa molto spesso far passare delle emozioni. Perché poi quando si parla questa lingua, si parla la stessa lingua. E quindi i venditori più bravi sono quelli che fanno sentire la loro passione a chi deve comprargli il vino. Le nuove annate sono arrivate, le ho in magazzino. Ok, io mando già l'ordine così ti arrivano domani mattina. La caratteristica di Partesa Emilia Romagna è sicuramente una grande vitalità. Cioè c'è proprio voglia di scoprire, di aggiornarsi, di fare nuove offerte. Questa è una cosa bella che ho visto. Io ho tenuto anche dei corsi con i venditori di Partesa Emilia Romagna e li vedi curiosi. Nell'anno 2011, e non voglio dire fatturati o quote, ma sono usciti dai nostri magazzini solo per il consumo del fuori casa oltre 2 milioni di bottigline di vino di qualità. Significano quasi 5.500 bottiglie al giorno che vengono consumate all'interno dei locali dei nostri clienti. 5.500 occasioni di felicità. Non ci può essere il piacere
di bere un bicchiere di vino se non è condiviso con le persone alle quali vuoi bene, con le quali condividi il piacere di bere qualcosa di significativamente buono, di significativamente territoriale. We'll be right back.